C'è Magione, sto andando al lago, ma insomma non è esattamente una gran bellezza, ha delle cose particolari, un castello, ma insomma. E qui sono a Dirindello, mi sono fermato un attimo perché è passata una moto tipo euro meno 50 e ha spuzzolentito ogni cosa. Questa faccenda strana è in realtà il troppo pieno sostanzialmente del lago Trasimeno, cioè quando deve tracimare entra in quel buco laggiù, c'è sta un buco, non so se si vede, il buco sta là. E in realtà questa è l'origine del torrente Caina e c'è questa roba strana, adesso cercherò di vederla meglio. Ecco, magari così si capisce meglio. Che c'è questa chiusa, si apre, inghiotte l'acqua. Questo è il consorzio del lago Trasimeno. Una marivia. Lassù è San Savino, che ha una torre, se non ricordo male, triangolare. A base triangolare. Mi sono fermato per riprendere la, insomma, la faccenda di prima del torrente e me ne ho accorto che qua aiuto, c'è sta un manichino orrendo per il punto del lago. Il centro di ricerca della mia ex facoltà è diventato un ameno ristorantello e hanno fatto bene, che tanto non batteva un chiodo. Lago basso, lago però bello. Oggi non se magna da Settimio perché essendo domenica è strapieno e non ho prenotato ieri, quindi me la prendo un saccoccia. Questa è la villa di Monte del Lago. Ecco laggiù Passignano sul Trasimeno, molto laggiù. E tanto che manco ci chiappo perché sono in controluce. E vabbè. Germani ancora piccirilli. Boni. Vabbè, se te vedi. Vabbè. Eccolo lassù, Monte del Lago, eh. Piuttosto caruccio. Qui sopra, cioè nella superficie dell'acqua, chiaramente c'è un'abbondanza di tricotteri e queste bestiole si mangiano. Questa è l'isola Polvese. Beh, due cose in un colpo solo. Ci abbiamo Ergatoschi e i Bidonoschi della Monnezza, che tanto il ponticello l'abbiamo già visto. Mazza i Bidonoschi, perché questo è un bel camminamento, se vogliamo, che arriva sul retro di un albergone e presso una porta medievale dalla quale poi nasce una stradella che scende giù al lago. Lì intravedo un posto dove probabilmente non deve essere male fare il bagno, chi lo sa, però non l'ho detto, mi sembra, sì, so, Monte del Lago. E allora si mangia qui alla mitica Swalzo Beach. Allè, eccoci qua. È una splendida arietta, il lago basso, 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 la piscina, ma a saperlo mi devo portare il costume. E invece il costume non ce l'ho. Ma vedrai quanti passeretti arriveranno a magnà, te lo dico io. Qui è Passignano sul Trasimeno, una torre accanto a ad una delle porte, ma questa mi sembra la più significativa del paese. La torre, che da fuori uno dice che bella torre,
strega. Da sé un bluff. E si vede che c'erano i sordi. Annaggia. L'altra torre, ma in realtà no, che ne ha tre. Il paese. Ecco, queste sono Isola Maggiore e Isola Minore. Allora, l'Isola Minore è questa qua, in primo piano, la Maggiore, quest'altra, il battello che va. Questo è il castello di Passignano sul Trasimeno, con questi vicoletti simpaticissimi. Anche se, insomma, un paesiello. Mortus est. Quello è il castello, ci arriviamo. E questa è la rocca, che adesso è punto panoramico, d'accordo. Adesso è chiusa. Ed è appunto l'apice del paesello. Ci sono anche altri punti che adesso voglio far vedere. Vedo adesso una cosa un po' tristarella, molto, non un po', molto. E qui c'era una signora che ho conosciuto molto bene. Era casa sua questa, però è evidente che la signora non era giovanissima e non c'è più. Una cosa molto triste, triste, triste. Qui si arriva in una parte terminale di questo castello, con dei giardini meravigliosi, più che altro sì, giardini terrazzati. Guarda che roba. Pensa che vista! Madonna. Vista fenomenale! E anche questo chiaramente, anche se è un po' più interno. Mortus est, Portulaca, Portulaca, buona. Questo è sì, insomma, i materiali lapidei sono piuttosto friabili, fragili. C'è un punto, eccolo, dove c'è un appoggio appunto sulla arenaria, ma questa casa hanno utilizzato un blocco di un'antica macina da integrare con il materiale laterizio costruttivo.